Ritrovata prontamente alla vittoria la vetta solitaria della classifica, il Rimini di scena allo stadio Dossignina di Lodi, tana di un fanfulla che in classifica è 14esimo con 12 punti, 16 in meno dei biancorossi, e che in casa finora ha vinto solo la prima giornata, 3-1 con la San Maurese. Unica novità nell'11 di partenza biancorosso, Contessa a sinistra al posto di Averi. Si gioca su un campo pesante, nel quale si ha la sensazione di affondare ad ogni passo. Al terzo, primo corner per il Rimini. Gabbianelli mette al centro. Cizza esce vuoto. Panelli incorna lato di un niente. Al 19esimo, il sinistro dal limite dell'area di Federico Baggi sorvola la traversa. Due giri di lancette dopo, il sinistro di Sanogo è parato a terra da Marietta. Al 24esimo, il calcio da fermo dal limite dell'area di Balla è respinto dalla barriera. Alla mezz'ora, Tonelli per Andreis, che gli rende il pallone. Il numero 7 biancorosso trova lo spazio per la battuta, ma la sua conclusione è strozzata. Al 31esimo il tiro di Gabbianelli è ribattuto con il corpo da Bernardini. Sul proseguo dell'azione, cross di Gabbianelli per l'incornata di Mencagli, sfera a fondo campo. Al 40esimo il fanfulla si porta in vantaggio. Spaviero triangola con la Ribi, poi supera in diagonale l'incolpevole Marietta, 1-0. Ancora una gara in salita in trasferta per il Rimini. Si va all'intervallo con i padroni di casa avanti 1-0. Piscitella resta negli spogliatoi, al suo posto entra Germinale. Al 10° Mencagli punta la porta, il suo tiro è deviato da Cottarelli, poi Cizza chiede aiuto alla traversa. Sugli sviluppi del conseguente corner, Cuccato spedisce a lato. Al 16° la punizione di Germinale, sibila a lato di un niente, c'è una deviazione, angolo. Al 22esimo il tiro di Contessa è intercettato da Brognoli, secondo il direttore di gara ottimamente appostato con il petto. I giocatori romagnoli reclamano il rigore. Al 26esimo mister Gaburro richiama Contessa e Cuccato, inserisce Pietrangeli e Ferrara e passa la difesa 3. Al 29esimo la conclusione di Balla dal limite dell'area termina a lato di poco. I neoentrati cambiano la partita e alla mezz'ora il Rimini trova il pareggio. Cross di Gabbianelli e girata di Germinale che non lascia scampo a Cizza, 1-1. E 3 minuti dopo completa il ribaltone. Dopo la spizzata di Germinale, Ferrara e Tomassini calciano praticamente insieme. Entrambi festeggiano il gol. Il più convinto sembra Ferrara, 1-2. Al 38esimo l'estremo di casa si salva in due tempi sul tiro di Tomassini da pochi passi, evitando il 3-1 biancorosso. Dopo 6 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Rimini batte Fanfulla 2-1 e sale a quota 31 in classifica. Eccoci qua allora, pronti a parlare ovviamente di quello che è accaduto a Lodi tra Fanfulla e Rimini. È stata una partita che ci ha detto davvero tanto e quindi andremo ad analizzarla. Vedremo anche la pagina della Moviola e anche un servizio un po' particolare anche su un gol del Rimini, ma lo scoprirete tra poco. L'abbiamo anticipato per chi segue la nostra pagina Facebook, chi non la segue invece così la prossima volta impara a seguirla e lo scoprirà. Andiamo a scoprire i nostri ospiti? Sì. Allora, diamo il benvenuto al nostro opinionista Cesare Trevisani. Buonasera a tutti. Buonasera Cesare. Poi al nostro opinionista Francesco Pancari. Buonasera. Buonasera. Tra l'altro ieri ha fatto il viaggio andata e ritorno tutto lui, noi così abbiamo potuto lavorare, io e i colleghi, insomma chi doveva montare il servizio, chi doveva aggiornare il sito, chi doveva scrivere i pezzi, gli articoli. Grazie Francesco perché è stato utilissimo anche in quello, oltre che nelle pagelle poi che giusto. Poi avete letto su News Rimini. Poi successivamente diamo il benvenuto all'attaccante del Rimini, Gianmario Piscitella. Buonasera a tutti. Buonasera Gianmario. Buonasera. Il nostro opinionista detto Baio, Davide Baietta. Detto Baio. Detto Baio, bello, hai visto quella presentazione? Grazie. E poi che abbiamo? Tre ospiti in collegamento. In collegamento. Il primo è il direttore sportivo del Fanfulla, Rino D'Agnelli. Buonasera Rino. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Poi l'attaccante del Cattolica Calcio 1923, Michael Traini. Buonasera, buonasera Michael. Buonasera. Eccoti qua, adesso ti vediamo. Ed infine la giornalista del Resto del Carlino, Donatella Filippi. Buonasera Donatella. Buonasera a tutti. Anche lei ovviamente era con noi a seguire la partita dal vivo. Allora, prima parto da chi l'ha seguita in campo per metà. Poi fortunatamente t'hanno richiamato in panchina. Diciamo che, allora, partiamo dalle condizioni del campo, Gianmario, perché non possiamo non partire da un campo che, cioè, obiettivamente parlando, è un campo dove si fa davvero fatica a giocare, perché dall'alto, dalla tribuna,
ci chiedevamo come facevate a stare senza impantanarvi anche solo nel camminare su quel campo, perché sembrava gibboso, sembrava condizioni davvero molto molto complicate. No, comunque dalle immagini non rende, perché immagino, però se dall'alto è molto peggio. immaginavo abbiamo visto le immagini in settimana, ma sapevamo di incontrare un campo brutto, però l'abbiamo trovato molto peggio di quello che ci aspettavamo. E io personalmente non ricordo di aver mai trovato una situazione del genere, quindi per le nostre caratteristiche era un campo dove che non ci permetteva di fare quello che proviamo noi durante tutta la settimana e di esprimere il calcio che esprimiamo in casa. Quindi io personalmente sono andato in difficoltà perché sono abituato a fare un tipo diverso di partita, e quindi poi il mister ha optato per due o tre attaccanti di peso. Certo. Perché insomma la partita da fare era quella che poi abbiamo fatto l'ultima mezz'ora, l'ultimo quarto d'ora. Certo, no, ma non era sicuramente un campo adatto alle tue caratteristiche, perché insomma no. Lì si fa fatica a saltare l'uomo se poi dopo il pallone non si sposta, anche stare in piedi, però anche il pallone rimane impantanato lì, cioè non si muoveva sto pallone, anche no Francesco, anche dall'alto si vedeva, io davvero un campo così non lo ricordo, perché campi brutti ne abbiamo visti, ma un campo secondo me difficile sul quale giocare, no? No, campo sicuramente difficile, perché comunque era molto molle, soprattutto, veramente molto molle. Vedevi i giocatori che spesso e volentieri andavano a pulirsi le scarpe contro quel muro che era lì vicino alla linea laterale. Quindi insomma, per le caratteristiche del Rimini, abituato a giocare un calcio diverso, un calcio di qualità, di velocità, e lì chiaramente non era il contesto giusto, questo è poco ma sicuro. Insomma. Ecco, vado dal direttore del Fanfulla, Rino... C'è una difficoltà anche per, immagino, per i vostri giocatori nel giocare su un campo così, perché obiettivamente parlando, insomma, l'abbiamo visto in condizioni particolarmente, insomma, brutte per giocare una partita. Sì, effettivamente avete ragione, il campo è un campo disastroso, l'abbiamo fatto presente più volte al comune, però speriamo che dai, al più presto possa correre ai ripari. Eh sì, perché insomma non è facile anche per la squadra di casa giocare una partita, giocare tutta la stagione in un campo del genere. Veniamo proprio alla partita nello specifico, perché diciamo che il Fanfulla ha giocato la sua buona gara, è riuscito anche a portarsi in vantaggio, poi nella ripresa insomma, è stato un po' schiacciato dal Rimini, che obiettivamente parlando poi ha costruito diverse palle gol ed è riuscito poi a trovare questo 1-2 in tre minuti che è stato decisivo. Io non parlerei di ripresa, io parlerei di 20 minuti, perché sostanzialmente noi abbiamo fatto un'ora di partita fatta come dovevamo farla, sapevamo di incontrare la prima della classe. E abbiamo fatto soprattutto il primo tempo quello che avevamo preparato. Adesso al di là del campo, noi siamo una squadra molto giovane che comunque non ha mai rinunciato a giocare, se avete visto anche le partite precedenti. E peraltro noi abbiamo fatto anche un gol con una bellissima azione, quindi quello dimostra anche che quando uno voleva giocare si poteva anche giocare, soprattutto in alcune zone di campo. Il mister del Rimini Gaburo l'ha anche riconosciuto, ha detto bisogna anche rendere merito a chi ha fatto il gol, perché l'azione del Fanfulla è stata pregevole, quindi insomma niente da dire chiaramente. Sì, noi abbiamo fatto una bellissima azione, ma soprattutto l'abbiamo preparata molto bene la partita. Prova ne è che il fatto che Gaburo poi ha dovuto cambiare quattro giocatori per cercare di ribaltare un po' la partita e ha cambiato anche assetto tattico. Noi siamo andati sul 1-0, l'avete visto, ovviamente qualcosa con Rimini bisogna rischiare, perché è una squadra secondo me completa, l'ho detto anche prima della partita, però devo dire che noi per un'ora abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo rischiato di prendere l'1-1, ma abbiamo rischiato di andare sul 2-0 con quel tiro di palla, e capisci che a mezz'ora dalla fine vai sul 2-0 in un campo del genere, io la vedo un po' più dura ribaltare la partita.
Ah beh, certo, quel pallone che è finito a fil di palo, abbiamo visto anche nel servizio, sicuramente insomma è stato un momento importante del match, perché poi è finito fuori. Se fosse finito invece in fondo al sacco, anche se Marietta si era disteso bene nell'occasione, insomma avrebbe cambiato le carte in tavola. Cesare, una vittoria importante per il Rimini, Rimini che in trasferta non è la prima volta che va sotto, ma anche 8 giorni fa era andato sotto contro l'Aglianese e poi nella ripresa è sbocciato, così come ha fatto anche in questo caso a Lodi. Sì, importante, perché in questo momento gli avversari stanno viaggiando abbastanza forte e quindi bisogna cercare di far punti ovunque. Adesso Gaburo ha dato molto significato a questa vittoria, avrà ovviamente i suoi motivi. Secondo me è una vittoria, nel senso che Rimini è una squadra più forte del Fanfulla e in qualche modo deve riuscire, seppur in una condizione ambientale di terreno difficile, di trovare il modo, grazie anche alla numerosità dei giocatori che ha a disposizione, per cambiare anche atteggiamento e opportunità, deve trovare il modo di risolverla. Mi era scocciato molto quella di Mezzolara proprio per questo, perché quando in campo c'è una differenza bisogna che questa differenza si veda. Ieri si è vista, soprattutto nell'opportunità, perché poi sicuramente c'è stato per lunghi tratti l'equilibrio di cui parla il direttore, però anche lui sa che quando ci sono delle differenze prima o poi vengono fuori. Il Rimini ha questo compito, quello di manifestare in campo la differenza rispetto agli altri. Se ci riesce quasi sempre è sulla buona strada. Donatella, è anche stata quella del Rimini una prova di maturità rispetto anche alla partita di Budrio e comunque alle precedenti gare in trasferta, oppure diciamo che a volte è anche legato un po' al caso, no? Perché comunque il calcio è anche uno sport fatto di episodi, per esempio contro il Mezzolara, no? C'erano stati insomma degli episodi decisivi in negativo per il Rimini, in questo caso nel complesso poi non ce ne sono stati, insomma, fondamentalmente. Sono in realtà tante settimane che parliamo delle famose strade alternative, no? E ne sentiamo parlare spesso anche al MIT, trovare soluzioni diverse per cercare di sbrogliare un po' partite diverse. E quella di ieri è stata una partita particolarmente difficile, ma per tanti motivi, sicuramente tanto per le condizioni del campo, ma anche per la bravura di un avversario che è stato capace, soprattutto nel primo tempo, poi perdendosi un po' nella ripresa, ma lì vale il discorso che facciamo un po' sempre. Cioè, Rimini ha una rosa talmente lunga e talmente equilibrata, anche se vogliamo, nei valori, che poi gli avversari, spendendo sempre molto nel primo tempo, nella ripresa qualcosa concedono e lì viene fuori la vera forza del Rimini. Cosa che in realtà era venuto fuori anche nella partita con il Mezzolara. Poi lì è stato un episodio, se vogliamo, a cambiarla, invece questa volta gli episodi che contano, perché contano per le squadre forti come per quelle meno forti. È chiaro che le squadre forti, gli episodi riescono magari a procurarsene di più, però questa volta gli episodi Rimini li ha portati dalla sua parte senza commettere quegli errori che invece Mezzolara ci sono stati e sono stati più evidenti. Andiamo da Michael, perché purtroppo, Michael, dobbiamo parlare di un'altra sconfitta. Casalinga 0-3 con la Luparense, doppietta di Rubbo in gol al quarto d'ora al 38esimo del primo tempo, in mezzo al 31esimo la rete di Boron. I tifosi anche a fine partita hanno contestato la squadra, forse anche perché nel giro di poco più di un quarto d'ora, praticamente di 25 minuti, avete subito questi 3 gol che poi hanno incanalato la partita contro un avversario così forte, sicuramente non ci voleva. No, sicuramente venivamo da levito. Ieri dovevamo rifarsi il risultato, però è sicuramente dire che l'avversario era forte, era sul campo e merito a loro. Pensiamo delle partite domenica, che avremo domenica avremo la prima della classe e dovremo cercare in qualche modo di fare qualche punto, perché con quelli che ci servono. La situazione, insomma, è una situazione di classifica
chiaramente che rimane negativa, 6 punti, è chiaro, ci sono altre squadre che come il Cattolica non stanno correndo, però qualcun'altra invece inizia a mettere punti per levarsi dalla situazione bassa di classifica, quindi indubbiamente sono tutte giornate dove comunque non far punti pesa, anche se il calendario non aiuta di certo il Cattolica in questo momento, perché dopo la Luparense ci sarà la capolista Arzignano Valchiampo, ancora al Calbi, ma insomma ancora vi dovrete confrontare con una squadra molto forte, in questo caso addirittura con la leader della classifica. Sì, sì, no, mi hai detto bene. Anche noi abbiamo bisogno di fare punti per uscire da questa zona calda. Noi l'obiettivo è quello di in questo momento quello di salvarci. Speriamo di metterci la tutta per raggiungere questo obiettivo alla fine. E torniamo a parlare del Rimini, poi torneremo anche in casa cattolichina, anche se sentiamo un po' strappi, Michael, speriamo che da casa sentano meglio di quanto non stiamo sentendo qui la sua voce nello studio. C'è stato un gol, quello del 2-1, che è stato un gol un po' particolare, perché diciamo chi era soprattutto allo stadio come noi ha visto quello che è successo. Allora andiamo a rivederlo anche in questo servizio un po' curioso. Te lo ricordavi questo gol? Assolutamente sì. Olli e Tommy, Oliver Hutton e Tom Baker. Esatto, esatto, che Benji era il portiere. Eh già. Però tratto da Olli e Benji. Tu la segui o sei troppo giovane? No, io me lo ricordo. Come te no? Lo ricordi? Sì. Te sei di un'altra proprio generazione, proprio niente. Volevo andare da Donatella, visto che ieri mi ha detto, mi ha minacciato, Francesco è presente, ha detto: se tira ancora fuori sta cosa di Olli e Benji, allora vado da Donatella Filippi e chiedo proprio a lei: te lo ricordavi questo gol, Donatella? No, non me lo ricordavo, ma hai pensato te a ricordarmelo, perché ieri l'avrei detto almeno 50 volte. Siamo sicuri che lo stesso gol. Abbiamo vinto 51 praticamente, tutte le volte che l'ho ricordato, in effetti è così. Allora, noi abbiamo sentito la versione, Gianmario, di Antonio Ferrara, ha detto: io l'ho colpito io nel dopogara e non so se l'abbia colpito anche Tommasini il pallone, però praticamente ci ha detto: me lo prendo io. E in effetti è stato il più convincente nell'esultanza. Però in quell'esultanza, come abbiamo visto anche dalle immagini, cioè partono tutte e due convinti di aver fatto gol entrambi, perché anche Tommasini, che va dall'altra parte, però alza il braccio come per, diciamo, assegnarsi il gol. Cosa bella è che la parabola del movimento sembra allo specchio, perché sì, fanno lo stesso gesto, ma anche la stessa corsa per esultare. È vero, è meraviglioso. È vero, sembra quasi un montaggio, sembra. Anche Tommasini dice che è suo, quindi... Ah, ecco, allora... Due è la stessa cosa. E quindi come l'hanno risolta alla fine? A mezzo e mezzo. A mezzo e mezzo, ok. Mezzo e mezzo. Quindi nella classifica marcatori Cesare metteremo così, insomma.
Se non ci sono dei premi in denaro per chi fa tanti gol, si può risolvere anche così. Beh, se ci sono premi in denaro, divideranno il premio a metà per quel gol, no? Cioè, no? Ci può stare, insomma, anche se dovesse esserci. Però mi sembra la soluzione migliore, perché, insomma, obiettivamente parlando, è difficile, abbiamo visto tante volte, poi chiaramente ci vorrebbe un'immagine diversa per capire chi ha toccato per ultimo il pallone, perché ricordiamo che al di là di chi lo calcia, il gol viene segnato all'attaccante, nel caso dell'attaccante, a chi lo tocca per ultimo. Vabbè, però può darsi anche che l'abbiano toccato tutti e due. Ci sta. Sì. Però potrebbe anche essere, sì, in contemporanea. Per me, per la direzione della palla e per il tempo della battuta, c'è più Ferrara sopra. Tomasini mi sembra leggermente in ritardo e un po' col corpo indietro. Secondo me, per come ha preso forza la palla, per me lì c'è più il calcio che mi sembra più di collo piedo di Ferrara. Se tu e guardi, Ferrara ha detto che la colpita di effetti piena. Se tu guardi piena il tempo sul calcio, lui è sulla palla proprio preciso, l'altro è leggermente indietro con la gamba un po' più lontana. Magari poi la sfiora o ha preso il piede di Ferrara e l'ha spinto ancora di più. E se l'avessero toccata tutte e due? Ah no, per carità, ma a noi basta che sia entrata. Ma sì, ma adesso noi facciamo così per... Però adesso, guardando... Non volevo farci una puntata, però... Secondo me, per la postura, c'è più Ferrara sul colpo della palla, tu anche dici... guardando la direzione della palla. Per me sì, e Tomasini lo vedo leggermente indietro, per me sarebbe finita un po' più alta. Ti è mai capitata una situazione del genere? Che io ricordi, no. Perché è anomale, insomma, ricordo un gol della Roma e poche altre occasioni. Baio, questi tre punti sono tre punti, insomma, anche il mister, poi lo sentiremo in chiusura di questa parte, insomma, ha detto sono molto importanti, molto pesanti. Sì, sì, perché sono tre punti che sarebbe stato un guaio se non fossero arrivati, perché il campionato sta incominciando veramente a polarizzarsi, a sgranarsi, e i risultati, probabilmente a parte forse quello del Prato, cominciano a dire quelle che sono le più accreditate rivali della capolista Rimini. E ovviamente, cioè, in una domenica in cui vince Ravenna, vince l'Aglianese, eccetera, è fondamentale comunque rispondere, come giustamente ha detto il mister, poi. E vince soprattutto Lentigione. Lentigione, perché io considero solo altre due squadre, percorso, la mia teoria è questa: Lentigione e Ravenna. Per me gli altri fanno un altro campionato, anche chi ha 21 in questo momento, con tutto chiaramente il rispetto per tutte le squadre, certo. Però secondo me queste squadre fino a questo momento hanno dimostrato quel qualcosa in più, anche se il Ravenna, che poi tra l'altro insomma sarà il prossimo avversario di Biancorossa e Romeo Neri, ogni tanto si perde un po' in difesa, perché ha preso di gol, li abbiamo visti abbastanza in alcuni casi. È una squadra molto talentuosa. È una squadra di grande talento che però ogni tanto si distrae, diciamo così. No, ha preso di gol un po' particolari. Se però riuscirà a registrare la difesa, potrà essere forse l'avversaria che domenica saranno concentratissimi. Sanno che è la loro opportunità. Perché? Eh sì, per cercare di riavvicinarsi. Potrebbero fare 8 punti in 7 giorni. Tendenzialmente questa settimana gliene daranno 2 per la vittoria di tavolino, quindi sì, quella ormai è praticamente certa per quel pareggio nel recupero. Sì, però su questa cosa qui, poi magari torniamo sulla partita, su questa cosa qui un attimo, cioè tu la partita l'hai sospesa dopo 3 minuti del 26 settembre e non la rifai dopo 3 giorni, la rifai a novembre, cioè in Serie D. Che uno, il presidente, si alzi e dica: guarda, voglio cambiare tutti, cambio 10 giocatori e voglio cambiare 10 giocatori, prende 10 giocatori svincolati. Cioè, qual è il senso che deve giocare gli stessi giocatori che erano in quel momento lì? E se la squadra prendeva 7 squalificati, cosa giocava? In 4 perché non poteva mettere altre persone che magari aveva comprato nel frattempo. Cioè, è una regola che ha un senso se tu la rifai a distanza di poco, ma se la fai dopo un mese e mezzo in Serie D, cioè qual è il senso che siccome quello non c'era non può giocare? Cioè cosa vuol dire? Ricordiamo la partita in questione, Ravenna se l'avesse finita 1-1 seconda giornata, iniziata, non ci sarebbe nessun tipo di discorso, no? Era iniziata 3 minuti, quindi è partita sospesa e che quindi si è giocata. Però secondo me è una regola che non vedo il senso, sinceramente.
E ricordiamo anche, per chi non avesse seguito la vicenda, che il tutto nasce dallo schieramento nell'elenco del Saravezza di un giocatore che aveva già giocato per la seconda giornata, e quindi praticamente si ritrova a giocare due seconde giornate, la stessa giornata in due squadre diverse. Ma io sono pienamente d'accordo con te, io ho solo spiegato la motivazione per chi non avesse seguito la vicenda, che ci sta. Ma il problema, però, tanto la regola è così. No, infatti, ma per carità, ma io la regola è così. Però io concordo con Francesco che secondo me la regola è sbagliata. Che cosa è cambiata? Abbiamo cominciato a giocare 11 contro 11 lo stesso, voglio dire. Sì, sì, secondo me è sbagliata proprio la regola, però in effetti la regola così è e così, no, insomma, no, va rispettata, insomma, a questo punto. Allora, andiamo a questo punto da un amico della nostra trasmissione, da Bike Service. Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58. Questa vittoria è piaciuta molto anche ai tifosi, sì. E tra l'altro tifosi che si stanno preparando per il derby. Anche la società, trovate tutti i dettagli sul sito News Rimini, anche sul sito ufficiale del Rimini, ha effettuato una doppia promozione, una per le donne, visto che sarà adesso il 25 la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, quindi c'è questa iniziativa donne all'ingresso allo stadio, cioè biglietto d'ingresso a un euro per le donne, e poi c'è un'altra bella iniziativa per gli amici degli abbonati che pagano un euro per entrare in curva. Quindi, insomma, sicuramente una doppia opportunità per venire allo stadio, anche, insomma, a un prezzo davvero simbolico come quello di un euro. Andiamo con i messaggi. Il primo messaggio dice: vittoria importante in rimonta e fuori casa, importante per autostima e consapevolezza dei propri mezzi. Gli anni scorsi una partita del genere si perdeva. Avanti così, Gianmarco. È vero, è vero. Poi successivamente dicono: grande rimonta del Rimini a Lodi col Fanfulla, tre punti portati a casa, è quello che conta. E grande Rimini Basket a Imola, dopo Imola e Faenza, tra poco Faenza. E tra poco il derby più importante è quello col Cesena, e speriamo che di vittorie ne arrivino tante. Andrei a scuola Baio, io ci credo, anche per il basket. Eh beh, giustamente, poi insomma, il basket è in piena corsa, poi ne parleremo tra poco. Ultimamente è consolidato che il Rimini entra con un altro atteggiamento nel secondo tempo, comunque con una forza di prima prima della classe, Danny da Rimini. È vero, c'è adesso questa cosa sulla quale poi possiamo anzi tornare subito prima di leggere altri messaggi. Francesco, c'è un Rimini che a volte nella ripresa viene fuori, no? È successo nelle ultime due partite, per esempio, è accaduto così. Poi, senza poi buttare via quello che è stato poi anche il primo tempo del match col Fanfulla, perché insomma non è stato un primo tempo giocato male da parte del Rimini, tenuto conto delle condizioni, Sì, guarda, sono partite diverse, no? Ste partite del rimonte sono diverse. A Bagnolo, secondo me, è stata una partita, contro l'Aglianese è stata un'altra partita. Sì, però è vero che comunque il secondo tempo il Rimini è uscito con un altro piglio domenica scorsa. Questa domenica qui, secondo me, è stata aiutata da alcune scelte di Gaburro, che ha capito che non era, cioè era inutile continuare con un tipo di gioco che non riusciva a portare, diciamo, gli effetti, no? Qui abbiamo Piscitella, che ieri non ha giocato male, ma non era il suo campo, e non era il campo per i suoi colleghi di venire accorciando il campo per pigliare quei due o tre palloni che comunque lui dietro le ha messi. Quindi non era quello. Gaburro è stato bravo, perché ieri prima ha fatto quella mossa di fare il 4-3-1-2, piazzando così due giocatori, diciamo, di peso, e comunque due armadi che, perché Bencagli, i due centrali non erano male loro, due buoni giocatori. Bencagli aveva fatto un po' fatica, invece gli altri due che sono entrati, con due è stato più facile. Il bello della mossa è stato quando poi lui ha tolto Contessa e Cuccato per mettere dietro Ferrara e Pietrangeli, e ha giocato a tre facendo il 3-4-1-2, per il motivo che è molto più vicino come modulo il 3-4 al modulo del 4-3-3 rispetto al 4-3-1-2, perché il 4-3-1-2 ha uno sviluppo completamente diverso rispetto al 4-3-3.
Quindi bene, perché l'impressione che io ho avuto è che non sia, cioè mentre a Bagnolo avevamo buttato su tutto, ma mi sembrava un tentativo di far tutto quello che si poteva, qui mi sembra una roba pensata. Cioè io sono convinto che loro queste cose qui le hanno provate, perché tu non vai in campo con quella capacità di tenere anche una linea 3 che secondo me ieri è andata a aggredire quasi meglio di come faceva col 4-3-3, se non sono cose che hai preparato. Quindi comunque questa capacità di preparare comunque una soluzione alternativa e di farla recepire ai ragazzi, perché ad esempio nei voti che ho dato io ieri ho dato due voti alti, uno a Germinale perché come dicevo prima per me è stato ierofania, cioè quando è entrato è come entrare Achille, è entrato veramente Beh, poi un gol, un assist, è entrato con una forza devastante in mezzo al campo. L'altro l'ho dato a Ferrara, 7 e mezzo, se l'è meritato sia per il gol ma anche per come questa squadra ha capito, e veramente l'ha capito, che non si vince in 11, non si vince in un modo, c'è veramente bisogno di tutti. E questa capacità di ingresso, ecco, tante volte nei secondi tempi ci sono le sostituzioni, questa capacità dei ragazzi che sono di entrare dentro, ma come se giocassero dal primo minuto, secondo me è un merito. E io con quel 7 e mezzo a Ferrara l'ho voluto dare a lui, ma anche a tutti i giocatori che entrano così sempre bene nelle partite, perché comunque non è una cosa scontata. Tante volte sentiamo parlare di gruppi, ci sono anche i gruppi perdenti. Ecco, i gruppi buoni sono questi qui dove la squadra ha una visione, ha una condivisione di un obiettivo e mette l'obiettivo davanti alle cose personali. Quindi non è un caso che succedano tutte queste belle cose, secondo me. Questo Gianmario l'avete ribadito, ricordo anche tu stesso in un dopogara di qualche settimana fa, questo concetto. No, sicuramente per arrivare ad un obiettivo che noi tutti ci siamo prefissati, e quella è l'unica direzione, perché comunque prima dell'io bisogna mettere il noi, perché un giorno tocca a me, l'altro giorno tocca ad un altro, e poi la cosa più importante sono sempre 3 punti e sempre la vittoria, poi per allungare quella che è quella distanza dalle altre. Quindi dobbiamo capire, e credo che lo stiamo facendo, che siamo tutti sulla stessa barca, e se raggiungiamo l'obiettivo poi dopo arrivano anche le gioie personali, e poi ne gioviamo tutti poi dopo anche l'anno prossimo. E Robby, queste sono parole che nel pallone si sentono molto spesso, non è così spesso vederle attuate poi, sì. Perché le parole sul calcio, certo, volano. La differenza è quella, no? La differenza che le stanno applicando è anche quella, ed sì, è un merito di tutti i ragazzi, di tutto il gruppo, di tutto lo staff, che comunque sta facendo un lavoro, onestamente bisogna dire, sin qui nulla da dire assolutamente. Anzi, solo applausi. Un altro paio di messaggi? Allora, questo dice: lodevole iniziativa della società per richiamare pubblico al Neri domenica 28 con Ravenna. Rispondiamo presente, forza Rimini. Eh sì, vogliamo vedere Romeo Neri pieno, insomma. E poi c'è una provocazione. No, senti, leggiamo, mi piace questo messaggio. Ma la conduttrice è di porcellana. Di porcellana perché richiami forse... Non lo so, per la carnagione. Non lo so. No, te dici per quello. Ma forse perché si rompe spesso, esatto, che prende sempre le botte, no? Perché io... rompo spesso di porcellana. Io non lo so se però il mister magari può pensare, ma guarda quella in campo che è fatta di porcellana. Non lo so io, non lo so, però lo so. Raccontiamo sempre delle botte che piglia, dice, sono... no, non lo so, per me è su quello il messaggio, dici, credo. Potrebbe essere. Io lo prendo come un complimento sulla... sulla pelle? Sulla pelle di porcellana. Della... Okay. Ci sta, dai. Allora, prima di andare a vedere gli altri messaggi, andiamo con la nostra ricca pagina della Moviola, perché ci sono stati episodi della Moviola. Allora, andiamo a vedere e a sentire anche il primo. Siamo al 44esimo del primo tempo. Questo è un episodio anche curioso, l'abbiamo raccontato anche in cronaca durante il nostro 92esimo minuto con Giuseppe Colonna in studio. Il direttore di gara a un certo punto è sembrato andare verso il dischetto. Sentite bene, fate bene attenzione anche voi amici da casa, ai rumori che si sentono nello stadio, quindi soprattutto da parte dei tifosi locali, quando vedono l'arbitro andare e indicare verso il dischetto. In realtà stava indicando una semplice rimessa da fondo campo, ma c'è stato un episodio dubbio in area, ed è il primo dei tre che andremo ad analizzare, perché c'è stato un contatto tra Mencagli e Agnelli. Quindi andiamo a vedere e a sentire anche quanto è accaduto. Ah!
possiamo anche abbassare sì, i suoni, però il primo, diciamo, il rumoreggiare del pubblico è stato chiaramente come se anche il pubblico, cioè tutti avessero avuto la stessa sensazione che abbiamo avuto noi, ovvero che l'arbitro stesse indicando il dischetto. Poi rivedendo bene, allora, indica per un istante la linea di fondo, il corner, e poi di corsa dice no, è rimessa da fondo campo. Però lo fa con una tale veemenza, tenuto conto che c'era un episodio sospetto in area, che ha un po', se vogliamo, anche tratto in inganno anche il pubblico presente, oltre ha noi. Perché non lo so, ha fischiato lui? Lì possiamo risentire anche, risentiamo anche con l'audio, Gianmarco, ovviamente non in replay. Se perché ha fischiato è molto confuso, perché lui non è che deve fischiare il fallo dal fondo. Risentiamo Gianmarco, scusami, risentiamo dall'inizio, ecco, ecco da qua, sentiamo bene. Ecco qua. Cioè no, non è fischia. Normale che lui fischi. Lui fischia che cosa? Si fischia un e rigore, indica si fischia la rimessa da fondo campo. No, non... Ma gli stessi padroni di casa, avete sentito il pubblico, Cesare? No, cioè la reazione è come per dire: ma questo ci ha fischiato rigore contro, secondo me. Ma fischiato, hai detto la parola giusta, fischiato. Lui non deve fischiare la rimessa dal fondo. Non esiste il fischio della rimessa dal fondo. Quindi o fischi la punizione a favore del fanfulla, il rigore onestamente io non lo so, non lo vedo, ma se fischi, fischi qualcosa. Cosa sarebbe stato interessante chiedergli. Allora, qui possiamo sentire chi era lì in zona, perché quella è la tua zona, San Mario. Come l'hai vista questa azione? E soprattutto anche qual è stata la tua prima reazione quando hai visto l'arbitro? Cioè, avevate capito subito in campo che era rimessa da fondo? No, io ho sentito il fischio, quindi cioè, ho detto rigore, perché come dice, non fischia rimessa dal fondo. Però l'arbitro, anche in altri episodi, mi è sembrato un po' confuso, anche cioè, una partita del genere, secondo me, su un campo del genere, quindi che ti porta a fare un determinato tipo di partita, a volte secondo me ha lasciato, poteva fischiare un qualcosina più, secondo me. E poi insomma forse anche qualche cartellino in meno invece, perché ci sono stati di fallo laterale, tanti già. Il fondo. Allora vado da Rino, perché voglio sentire anche la sponda fanfulla, perché ecco, tu Rino, quando hai sentito, hai visto e sentito anche il fischio, che cosa hai pensato lì per lì? No, intanto vi faccio notare che il fischio non lo fa nell'imminenza dell'entrata, ma lo fa dopo. No, dopo. Quindi questo vuol dire che non ha fischiato per quel fallo lì, perché quando fischi rigore fischi per quel fallo. No, ma l'arbitro anche dall'atteggiamento, non ha, alla fine guardando bene, non va, sì, non indica il dischetto per il rigore. Esatto, non indica esatto. Il dischetto per il rigore, indica per la rimessa corsa, da fondo. Continua la corsa e va verso il centro, non ha mai avuto un'esitazione. Secondo me è questione solo proprio di aver indicato male la posizione di dove doveva ripartire. Sì, Marino, il gioco. Però non deve fischiare lui. No, lui non sono d'accordo con te, sì. Sono d'accordo con te, non doveva fischiare. Ah, okay. Però comunque se noti il fischio non è proprio nell'imminenza dell'entrata, ma parliamo di 10, 15, 20 secondi dopo. No, 10 secondi dopo. 20 secondi. 10 secondi, dai. C'è stato un momento in cui hai temuto oppure tranquillo? No, perché io ho seguito l'arbitro e ho visto che l'arbitro non continua la corsa e va verso il centro. Quindi non mai, ti sei preoccupato? Perché di solito in quelle situazioni lì gli arbitri sono fermi e rimangono col dito indicando il dischetto di rigore. Quindi io non mi sono preoccupato, anche perché effettivamente non c'era niente, quindi... Allora andiamo, questo non andrei neanche a rivedere troppo, anche perché le immagini ci aiutano poco, perché siamo coperti. L'arbitro, ricordiamo, Giuseppe Vingo di Pisa. Andiamo a vedere il secondo episodio, che invece secondo me è più clamoroso. Siamo al 22esimo della ripresa e c'è un tiro di Contessa che viene intercettato da Brognoli. Ecco qua, Brognoli, anzi forse è la pronuncia più corretta. L'arbitro è lì, guardate dov'è. Ha la visuale perfetta, libera, e praticamente dice che ha colpito di petto. Dopo lo indica anche bene, poi chi era presente l'ha visto bene, fa segno, non ha toccato con la mano, e poi dopo indica, andando avanti, indica il petto. Allora, qui però... Come fai a dire che è clamoroso questo, scusami? Qui però... Beh, questo è un episodio, secondo me, è clamoroso però, Rino, perché... Sì, però ho capito, ma tira da un metro, ha le braccia che praticamente non allarga...
non allarga la figura. Sì, però l'arbitro, Quirino praticamente fa segno subito dopo, tanto c'era anche tu lo stadio, l'ha preso col petto. Lui fa segno, ecco, qui si intravede, poi dopo l'immagine è tagliata, ma chi era presente ha visto, lui dice no, l'ha colpita di petto. Qui, allora, poi possiamo discutere sul fatto che possa averlo fatto in maniera volontaria o involontaria, ma qui secondo me la tocca di braccio tutta la vita, ma da come rimbalza il pallone? Se fosse andata sul petto il pallone non avrebbe potuto prendere un rimbalzo così. La dinamica dice quello, però l'arbitro è a un metro e mezzo, dai, non penso che... E poi ti ripeto, non aumenta la figura, quindi rimane braccia attaccate al corpo. Allora, sul rigore sembra... si può discutere, però sul fatto che l'arbitro da lì abbia visto di petto, secondo me, insomma, petto non è. Questo poi dopo facciamo un giro per sentire anche, diciamo, i nostri... Io non so se ha detto che la sì, sì, no, te lo posso garantire, era lo stadio battuto sul petto, si vede... Allora, però vedo lui che a un metro e mezzo fa subito segno che non è rigore. Sì, sì, fa segno che non è rigore. Poi, siccome i giocatori del Rimini protestano, lui praticamente fa... Si vede proprio un istante, si indica e lo fa proprio, l'ho seguito proprio dal vivo e quindi essendo lì posso documentare, adesso nel montaggio non l'abbiamo messo, ma si indica il petto, no, possiamo andare avanti proprio alla fine dell'azione. La dinamica la prende col petto ma la tocca anche col gomito ovviamente. Che dico. Poi andiamo, tu dici che secondo te rigore. Non è rigore. No, sentiamo anche gli altri opinionisti, inizio da Gianmario. Secondo me, io sono sincero, non la prende col braccio, però lui comunque aumenta la figura, però secondo me tocca... Perché dici che non la prende col braccio? Perché secondo me la tocca di pancia e con l'altro braccio che era attaccato al corpo, non mi sembra la prenda con quello lì largo. Il braccio è destro, col braccio destro la prende. Esatto. Ok. Ce l'ha attaccato al corpo, capito? La prende qua. Quindi, cioè, dal fermo immagine che avete mandato prima si vede che comunque la prende col braccio attaccato. Tu quindi non avresti fischiato rigore? Adesso che lo vedo così, questa immagine qua, ti dico che secondo me non è rigore. Ok, dal campo come ti era sembrato? Invece tu eri già... Dal vivo, io ero già fuori, quindi... Però eri in panchina? Era normale, vedi un braccio largo, però comunque l'arbitro era vicino. Ok, quindi lì insomma, lì per lì... Bravo Pisci, non costassi troppo ti prenderei il prossimo anno. Allora, Cesare. Se la prendeva col braccio destro, quindi non è rigore. Se l'avesse preso col braccio sinistro era rigore. Non è rigore. Francesco? Per me quando noi vinciamo non è mai... Ma l'episodio, parliamo dell'episodio. L'episodio non è rigore perché la tocca col gomito qui, fra gomito e pancia, e quindi secondo me non è... Se era l'altro braccio era un... Ok, quindi la tocca col gomito ma non è rigore. Secondo me no. Baio? Allora, non è rigore ma ha rischiato un bel po' e il consiglio è... Dietro. Sì, anche se poi lui in effetti, sì, uno l'ha allargato ma l'altro ce l'aveva abbastanza attaccato, cioè nel senso che mosso andando sicuramente verso... colpisce il braccio per il rimbalzo. Per il rimbalzo, sì, no, il braccio, il gomito l'ha toccato per non forza. Non è petto, forse. Non è il petto gomito, che dice l'arbitro, petto. Non è il petto che dice l'arbitro, ma non è neanche una mano che va a allargare, cioè se non prendeva la mano avrebbe preso la pancia. Io dico semplicemente che di mano è stato toccato, poi dopo sul rigore stiamo dicendo che non è rigore, perché mi state dicendo tutti che non è rigore. Sì, perché se anche non avesse preso il braccio c'era la figura, quindi lui comunque il tiro l'avrebbe respinto, secondo me. Vado da Donatella, anche per te Donatella è così? No, non è rigore. Non è rigore, ok. Chiudo con te, donna di porcellana. No, non è rigore, però il braccio l'ha preso. Tocca di braccio, ok, va bene. Quindi, Rino, vedi... Non è rigore, alla fine, tocca di braccio, ma non è rigore. Andiamo all'ultimo episodio, perché si è parlato di tre episodi anche nel dopogara con il mister Gaburo, che poi sentiremo in chiusura di questa parte. Il terzo episodio è su Andreis, al 26esimo, quello sul quale poi il mister del Rimini si è soffermato di più. Ecco, vediamo, riceve qui il pallone ed entra in contatto, in questo caso, con Bernardini. E finisce a terra, poi tra l'altro di grinta si rialza e prova ad andare a recuperare il pallone. Ecco, qui abbiamo anche allargato, ingrandito un po' l'immagine.
cosa mi dite? Qui l'arbitro fischia, ma fischia contro. Qui fischia praticamente a favore del fanfulla. Inizio sempre da te, Gianmario. Guarda, dall'immagine non si capisce benissimo. Cioè io vedo che comunque lui è davanti, però non vedo che, non riesco a capire se lo tocca o... Sicuramente, cioè, se io devo dare un rigore, ti dico che è più rigore questo che quello di prima. Quello di prima assolutamente non c'è. Questo ci può essere la dinamica per dare un calcio di rigore. Ora, non ti so dire se effettivamente, perché non capisco dall'immagine, c'è un contatto o no. Ok, vado da Rino. Sono d'accordo con Pisci, nel senso che questo, se devo dare uno, eventualmente avrei fischiato questo, però è confuso, troppo distante l'arbitro. E poi secondo me l'errore che ha fatto Andrei è quello che si è rialzato e ha continuato l'azione. Perché se lui rimane a terra probabilmente... Ma però ha fischiato, già l'arbitro lì contro che ha fischiato il fallo. Guarda quando praticamente lui va per terra, qui è già fischiato, eh? Qui ha fischiato e sta andando. E lui dopo chiaramente si è rialzato, sì. Diciamo che non ha fatto la furbata, almeno questo, no, sì, questo va riconosciuto, vede, no? Non si vede bene, però lì il mio difensore, che ovviamente è un giovane, sì, non deve fare comunque quella cosa lì, perché in area... Se sei un po' meno fortunato te lo può fischiare. Ha rischiato. Per qualcuno è rigore questo, così facciamo prima e chiudiamo la moviola. Per me l'arbitro è clamorosamente fuori posizione, non vede niente da dove lui. E il guardaline però non lo aiuta. O lo aiuta dicendo che non c'è niente. Perché l'impressione mia è che il braccio di Andrei si metta davanti alla figura del difensore, poi gli succede qualcosa fra le gambe che può indurre anche a fischiare il rigore, però Andrei prende una posizione col braccio, secondo me potrebbe essere anche fallo, ma lui non l'ha visto sicuro. Però ecco, qui però diciamo, ecco il classico caso in cui il guardaline può intervenire e dire no, aiutare. Effettivamente l'arbitro da lì non vede niente da dove, no, da dove è totalmente, sì, è totalmente coperto dai giocatori, quindi lì non fa fatica insomma a capire un po' la dinamica. Comunque insomma alla fine possiamo dire che dei tre episodi di rigore qui si intrecciano le gambe. L'arbitro però, non vede sicuramente però, niente, però per come fa lo stop a seguire Andreis, per come va sulla palla Andreis, i due cadono, le gambe si intrecciano sicuro, però non sappiamo noi chi mette la gamba in mezzo a chi, perché non si vede. Allora, non per chiudere... L'arbitro tanto che ha fischiato quella cosa classica di quando l'arbitro non vede fallo a favore della difesa. Certo. Allora, per concludere, quindi possiamo dire che nel complesso i tre episodi del Rimini, insomma, erano tutte e tre da non fischiare, se vogliamo, no? Però con una somma si poteva rimediare un rigore. Lo so, però se i tre episodi sono così è giusto che non abbia fischiato. Andiamo dal quartino. Era meglio che facevi vedere un'altra puntata di Oli e Benji. Però Rino, scusami, anche a tutela della tua società è giusto che, visto che ci sono stati tre episodi in area, cioè è giusto farli vedere. Sì, se però... fossero stati dall'altra parte del campo li avremmo fatti vedere ugualmente. Quindi... ma io adesso era una battuta. Poi ci conosci, no, però, no, sai. Però ovviamente sono d'accordo con Pancari, se non sbaglio, alla fine quando vinci e sei Rimini, ribalti una partita che si era messa anche male, io non avrei neanche parlato di questi rigori, parlo eventualmente del mister, però ognuno poi è libero di fare quello che vuole. Però siccome il mister ne ha parlato, noi giustamente insomma facendo il lavoro giornalistico siamo andati a rivederci tutta la partita per trovare anche l'episodio quello di Andres che non avevamo segnalato neanche, ve lo dico, anche sulla nostra diretta testuale non aveva neanche segnato. Andiamo dal quartino. Il piacere della tipica ospitalità romagnola rivive ogni giorno all'Osteria Il Quartino. A pranzo, a cena, da 25 anni serviamo le specialità tipiche della tradizione accompagnate dai migliori vini. Oggi alla nostra proverbiale affidabilità aggiungiamo tutta la sicurezza che cerchi in questo nuovo inizio. Osteria Il Quartino, tutta la qualità romagnola. Eccoci qua allora. Abbiamo ancora tanti messaggi, leggiamone uno al volo, uno al volo, sì. E dice, un Rimini che vola, anche se dopo il gol mi sono venuti 5 minuti di arrabbiatura. Ora sotto con il Ravenna diamogli la spallata per escluderli dalla lotta al vertice. Vincendo li teniamo a distanza di 11 punti. Ora mi rivolgo al popolo biancorosso invitandoli a venire allo stadio numerosi, anche se Sport Italia trasmette l'incontro. Sì. Ho riesumato uno slogan degli anni 70, io vado allo stadio, vieni anche tu, da Claudio. È giusto, è giusto. Poi comunque al di là del qualunque tipo di diretta, che fosse streaming televisive, il derby va visto dal vivo, sì. Punto. Su questo non ci piove.
Sì, perché dopo c'è RBR. Allora, andiamo a questo punto perché dobbiamo anche vedere i gol di questa 12ª giornata. E allora partiamo con le immagini, ripartiamo proprio dai gol del Rimini sul campo del Fanfulla. E allora ne approfitto mentre vediamo i gol per tornare da Michael, sperando si senta meglio rispetto a prima, per chiederti, Michael, visto che sei ex Rimini, se stai seguendo le vicende dei tuoi ex compagni di squadra e della tua ex squadra, e se sei contento di vedere questo Rimini in vetta alla classifica. Ah, sicuramente, tanto anche a vederli a San Mauro, e mi hanno fatto questa impressione, squadra stata, fisica, tecnica, tutte le componenti per fare bene, per stare lassù dove merita. E anche se il campionato comunque è lungo, sicuramente dal mio punto di vista la squadra è stata per vincere questo. Ok, grazie Michael. Purtroppo, allora, la prossima volta ti strappo questa promessa. La prossima volta con una classifica migliore del Cattolica, quindi tra un po', ti vogliamo qui però in studio presente, Michael, perché purtroppo abbiamo sentito, e credo anche da casa, insomma, non proprio ottimale l'audio, quindi mi dispiace anche averti coinvolto poco, ma siamo stati costretti anche dal fatto che poi se non si capisce bene quello che uno dice si fa anche fatica, visto che siamo in televisione. Ravenna-Forlì, Cesare, derby finito sul 2-1 per il Ravenna, abbiamo visto anche una partita, insomma, un rigore fallito da Ravenna, poi il Forlì che passa e Ravenna che rimonta. Però sì, Forlì ha avuto qualche occasione per tenere in piedi la partita ulteriormente, però obiettivamente il Ravenna, ho come la sensazione che sia un avversario molto pericoloso, proprio perché ha questa capacità offensiva, giocatori creativi, potenti, anche ancora Silla non ha sostanzialmente, credo, nemmeno ancora segnato un gol, mi pare. E sappiamo che è un giocatore, insomma, di quelli che possono, certo, fare male parecchio. Domenica ci sarà un rendezvous. È il secondo scontro diretto del Ravenna, che ha vinto a Lentigione, e vediamo una davanti all'altra cosa succede. Vado da Donatella. Donatella, ecco, tra Lentigione e Ravenna, in questo momento quale vedi come più accreditata per la conquista del primato, ovviamente da contendere a Rimini? Donatella? Non la sentiamo più. Ecco, sì, adesso sì. Ecco. Non ti eri addormentata, vero? No. No, non sto sentendo ancora le bendi. Ti è rimasto quel gol lì? Ok. È rimasto quel gol lì, guarda, mi ero appassionata proprio. No, dicevo che sicuramente Ravenna, cioè, la risposta è anche un po' scontata, anche perché abbiamo ancora un po' negli occhi Maglianese vista Romeo-Neri, quindi aspettiamo di vedere anche Ravenna all'opera, un campo che finora si è dimostrato complicato per tutti, anche molto complicato. Baio, c'è qualche risultato che ti ha sorpreso di questa settimana? Ma un po' solo il Prato, che ha perso con la Trithium, ma neanche troppo, perché è una squadra che comunque non ha ancora trovato continuità, e ci basiamo sempre su quelle che erano, insomma, le ambizioni di inizio campionato, che erano loro che sventolavano, diciamo. Però non mi sono mai parsi una squadra da altissima classifica, i toscani, quest'anno. Ecco, abbiamo già visto le immagini del derby, del primo derby romagnone, insomma, di questi due di fila. Le tue impressioni sul Ravenna, che sarà il prossimo avversario, Gianmario? Ma sicuramente sono una delle squadre sulla carta accreditate per la, cioè, insieme a noi, alla vittoria del campionato, quindi sarà sicuramente una partita diversa da quella che abbiamo fatto domenica. Però ce la giochiamo sul nostro campo, dove possiamo sicuramente esprimere al meglio le nostre caratteristiche, sperando che ci sia un bel po' di gente allo stadio, perché sarà sicuramente una bella partita. Quali sono le avversarie secondo te più accreditate per mettervi i bastoni tra le ruote? Ma secondo me credo il Ravenna e il Lentigione, per quello che stanno facendo, perché comunque noi stiamo andando molto forte, forse sì, potevamo fare bottino pieno, ma credo che
stiamo facendo molto bene, ma la cosa che sorprende sono anche quelle due dietro che comunque stanno avendo un passo molto, molto veloce. Intanto stiamo continuando a vedere le immagini, Cesare, anche il Carpi ancora deve trovare forse la giusta quadratura, no? Perché era un'altra delle squadre, così come il Prato stesso, la Ghianese, impredicato comunque di far bene in questo campionato, comunque con ambizione, però insomma lì a quota 18 diciamo che in questo momento è completamente fuori dai giochi. Sì, era una sfida fra due squadre di media alta classifica, adesso il Carpi è un po' sopra la Correggese, però insomma credo che a questo punto i valori siano abbastanza definiti. È un po' difficile per una di quelle che è al centro classifica pensare di rimontare le tre squadre davanti se continuano queste a viaggiare con questo ritmo, ovviamente. Quindi mi è sorpreso, mi è piaciuta questa vittoria della San Maurese, perché a me le vittorie per 1-0 mi piacciono un sacco. E poi mi stupisce, tanti complimenti a Mezzolara, perché tutte le settimane diciamo che sì, una parabola che è destinata ad avere una fase discendente, invece Mezzolara continua a fare dei bei risultati. E intanto stiamo continuando a vedere le immagini, quindi andando sempre più diciamo verso il basso nella classifica, perché sono montate praticamente un po' anche in base alla classifica che hanno. Ecco, questo anche secondo te, Francesco, è il risultato un po' sorprendente di questa settimana? La vittoria dell'Atrizium no, sul Prato? No, no, a me il Prato sinceramente non l'ho già depennato da un pezzo. Invece mi ha fatto piacere la vittoria, per carità, contro la Bagnolese per 1-0, però la San Maurese dopo Rimini era la terza sconfitta consecutiva, quella con il Rimini, e ha fatto 6 partite invece dove ha fatto tanti punti, e quindi si è ripresa bene. Non era facile, perché comunque veniva da 3 partite, sai, quando perdi 3 partite si può innescare, invece si è ripresa bene, quindi complimenti anche alla San Maurese che ha rimesso insomma in linea il proprio campionato. Eh sì, è importante, fatto bene a sottolinearlo, perché era giustamente un risultato importante. E allora, intanto che stiamo per finire la carrellata dei gol, siamo anche in ritardo, perché tra poco, ecco, l'abbiamo appena finita, fortunatamente, perché era un po' lunga questa settimana, c'erano tanti gol. Allora andiamo subito da Ottica Ferri, prima di vedere la vignetta di Bai. A 2 passi da Rimini, a Ospedaletto di Coriano, puoi trovare l'Ottica Ferri, che con cortesia e professionalità cercherà di soddisfare tutte le tue esigenze. L'Ottica Ferri è da sempre vicina alla squadra biancorossa. Ti aspettiamo e forza Rimini! Ricordiamo sempre la partnership tra calcio.basket e Ottica Ferri. Premieremo a fine stagione il miglior under, e quest'anno insomma ne vedremo delle belle. Non è invece un under il miglior giocatore biancorosso di questa partita, perché Domenico Germinale, con il 40% dei voti, quindi come pronosticato facilmente dal nostro Francesco Pancari, e anche scritto nelle pagelle che chissà hanno influenzato anche il giudizio dei nostri amici, no, da casa, però insomma, secondo è Antonio Ferrara con il 23%, e terzo è Kevin Avery con il 9% dei voti. Nel caso di Kevin ci sono anche tanti amici che votano tutte le settimane, no, e io quindi sottolineerei anche Andrei, secondo me gli era fatto veramente una bella partita anche lui. A proposito di giovani, sì, che insomma sicuramente stanno facendo molto molto bene. Vai alla vignetta. Eccoci qua. Dome e Tony sono entrati ed hanno ribaltato il fanfulla. Lodi alla panca. Bellissima come al solito. E allora siamo in chiusura. Io ringrazio i nostri ospiti, partendo da chi è collegato con noi. Grazie quindi a Rino Danieli, il DS del fanfulla. Grazie Rino. Grazie a voi, buona serata. In bocca al lupo ovviamente al tuo fanfulla per l'obiettivo di questa stagione, che è la salvezza, no? Non te l'ho chiesto, I nostri obiettivi sono più umili: la salvezza, valorizzare un paio di giocatori e probabilmente speriamo di vincere anche i giovani di valore. È giusto, quello che, tra l'altro essendo eredi del Rimini, no? in quella classifica l'anno scorso la vinse proprio Rimini. Quello per continuare il suo giro. È la nostra vittoria del campionato. Benissimo, grazie ancora Rino, ancora in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie, buona serata. Grazie a Michael Traini, grazie Michael. Ciao, buonasera a tutti. Grazie, ti aspettiamo in studio allora la prossima volta, quando toccherà di nuovo a te. Grazie a Donatella Filippi.
Donatella, ci sei? Sì, ci sono. Ok. Ogni tanto si addormenta. Beh, ci vorrebbe la stessa funzione che utilizziamo il lunedì, la domenica, Francesco, quando guardiamo le partite. Cioè, mettere ogni tanto in mute anche Donatella. No, sta scherzando. No, no, il contrario, vorrei dire. L'ho detto apposta, perché ti lamenti sempre di me, di Francesco. I tuoi angeli, sì, custodi della domenica, lì dalla postazione. I angeli custodi che non stanno muti un secondo. Grazie, Donatella. Grazie, buon proseguimento. Grazie a Cesare Trevisani. Grazie, buonasera a tutti. A Francesco Pancari. Buon proseguimento e buonasera. A Gianmario Priscitello. Grazie a voi, buona serata. E grazie anche al nostro Baio. Grazie a te, Roti. Ciao. Anche per questa bella vignetta. Grazie, Mary. Grazie a voi. Appuntamento tra due lunedì. Noi ci vediamo qui a calcio.basket con la nostra donna di porcellana. Donna di porcellana. Allora, adesso corriamo alla serata basket, un po' in ritardo, ma recupereremo, perché amici del basket in tempo perduto, perché c'è un super derby vinto da Rimini sul campo dell'Andrea Costa Imola, del quale dobbiamo parlare con il capitano Tommaso Rinaldi. E allora adesso andiamo a sentire mister Marco Gaburro e poi la nostra serata basket. Restate con noi. Sì, abbiamo giocato su un campo abbastanza improponibile, diciamo, no? Poi però va anche detto che se vuoi arrivare in fondo davanti devi saper fare delle cose, l'abbiamo detto tante volte, anche su dei campi così diverse da quelle che sei abituato a fare, e farti trovare, diciamo, squadra che sa anche andare a combattere, che sa giocare sulle seconde palle, cosa che però secondo me abbiamo fatto oggi dal primo minuto. Abbiamo fatto secondo me una partita continua, dove anche l'avversario ha trovato una buona giocata sul gol. È un avversario che stava bene, che era vivo, che ci ha messo anche in difficoltà in certe situazioni, però secondo me è importante queste partite qua riuscire, intanto se era possibile, a chiudere anche 0-0 il primo tempo sarebbe stato l'ideale, e poi comunque non sbragare, non perdere quella che può essere la convinzione di poter far bene, perché comunque poi noi abbiamo veramente una rosa che ci permette poi durante la partita di cercare tante soluzioni. E oggi, anche se ci abbiamo messo un po' a trovare il bandolo della matassa, però abbiamo ricercato continuamente l'assetto migliore per metterli in difficoltà, e considerato che poi ovviamente nel finale di partita cambiano anche le dinamiche, come è stato a Bagnolo, con questo 3-4-1-2 qua finale li abbiamo sicuramente schiacciati molto, abbiamo trovato i due gol, probabilmente c'erano anche delle altre situazioni, poi però rigore oggi sembrava che non ce l'avrebbero mai dato, quindi va bene così, però devo fare i complimenti ai ragazzi, perché oggi veramente hanno vinto una partita di quelle che devi vincere se vuoi pensare di poter arrivare davanti alla fine del campionato, e oggi secondo me abbiamo fatto una vittoria pesante, perché su un campo così e in svantaggio anche per meriti dell'avversario non è facile andare a vincere la partita. Sono molto soddisfatto, questa per me è stata la vittoria più bella che abbiamo fatto quest'anno, cioè più bella proprio dal punto di vista delle emozioni, dal punto di vista della difficoltà, perché poi tu devi vincere le partite che domini, ma devi anche riuscire a vincere le partite dove vai in difficoltà, dove vai sotto magari, o comunque dove l'avversario trova delle cose, e quindi questo è un mattoncino molto pesante, siamo lontanissimi da quello che è il nostro traguardo, però se gli altri hanno mandato un messaggio, un segnale, noi penso che abbiamo risposto come si doveva fare.